Nel precedente episodio, Yamper ha risolto con l'aiuto del Suicune di Go alcuni problemi che stavano nascendo tra i Pokémon del laboratorio Cerasa a causa del Grimer del ragazzo. In questa puntata, Ash decide di allenare la propria squadra in vista della lotta contro la Burno e dopo aver visto il Froakie di Go evolversi in Frogadier, propone a Lucario di allenarsi con uno dei suoi Pokémon più forti, Greninja, dato che il loro legame tramite l'aura gli ricorda quello che possiede con il Pokémon Rana. Nel frattempo, anche la Burno si sta allenando per l'incontro, spinto dalla sconfitta subita contro Dandelion, che lo ha motivato a dare ancora di più. Ash e Go cercano Greninja per tutta la giornata nella regione di Kalos, ma senza successo. Nonostante ciò, il ragazzo di Biancavilla dice al compagno di non preoccuparsi, perché i due sono sempre connessi e sente che è lì vicino a loro. Durante la notte, sia Ash che Lucario avvertono un pericolo in lontananza e tutti corrono a controllare. Ci sono delle radici corrotte che causano pericoli e Lucario viene aiutato sul posto da un Pokémon misterioso. Si tratta proprio di Greninja, che guidato da Ash sconfigge il pericolo. Il ragazzo chiede al suo Pokémon di allenarsi insieme a Lucario, il quale non riesce a far nulla contro la velocità e la potenza di Greninja, e per questo fugge via lasciandosi tutti alle spalle. Greninja lo insegue e lo invita a raggiungerlo in acqua, dove i due, sfruttando anche delle vibrazioni prodotte proprio in acqua, entrano fortemente in sintonia ed entrambi avvertono che Ash e Go sono nuovamente in pericolo a causa di radici ancora più grandi di quelle di prima. I Pokémon raggiungono il gruppo ed Ash è più unito che mai ad entrambi. Per aumentare però la potenza, il ragazzo fa mega evolvere Lucario ed ordina di usare Forza Sfera, mentre Greninja prepara il suo Acqualame. Il legame tra Ash e Lucario è molto più forte, fino a raccogliere energia a sufficienza per scagliare una Forza Sfera gigantesca e insieme a Greninja i due distruggono le radici. Sul finire della giornata, Ash ringrazia e saluta Greninja, promettendosi di rivedersi presto. Nel prossimo episodio avrà finalmente luogo la lotta tra Ash e la Burno che deciderà chi dei due resterà negli 8 professionisti del torneo mondiale. Per scoprire cosa succederà, non perdetevi il prossimo In Sintesi.